Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm. Seconda guida alla lettura di fila. Vi stiamo abituando troppo bene. Sì, lo sapevate perché se avete visto lunedì la guida alla lettura per principianti dedicati a Deadpool, alla fine avevamo introdotto, senza far troppi spoiler, a questa guida alla lettura che avviene, che esce il giorno dopo dell'uscita del film Deadpool 2 al cinema. E abbiamo trovato l'occasione giusta per portarvi un altro personaggio della famiglia di Deadpool. Sì, esatto, Cable, che è legato a doppio filo a Deadpool anche per quanto riguarda le uscite. Allora, l'idea nostra all'inizio era di fare Deadpool e parlare anche di Cable. Però abbiamo detto, ma perché fare una guida alla lettura di Deadpool con Cable? È anche magari brutta da vedere. Anche magari confusionaria. Sì, sarà lunga eccetera e piena di pathos quella di Deadpool. E questa abbiamo deciso di prendere le nostre cose di Cable che ci sono piaciute e spiegarvi come sempre il personaggio e comunque fare una cosa a parte, anche perché siamo sicuri che chi è andato al cinema e chi ha adorato Deadpool 2 vuole sapere qualcosa di più su Cable, e ci siamo noi. Esatto, quindi adesso partiamo con la sigla, dopodiché le origini e le curiosità di questo personaggio. La prima apparizione e la creazione del personaggio è un po' complessa, perché una prima apparizione di Cable in fasce da bimbo ce l'abbiamo in Uncanny X-Men numero 201 del 1986, diciamo quegli X-Men di Chris Claremont che sono diventati famosissimi ormai, la serie dedicata agli X-Men di Claremont. Poi qualche anno dopo, nel 1990, in New Mutants numero 87, c'è la prima vera apparizione dell'omaccione Cable, a cui diciamo la creazione viene data soprattutto a Rob Liefeld, che ha sviluppato il personaggio, lo stesso co-creatore di Deadpool. Però anche altri artisti sono messo lo zampino, tra cui una sceneggiatrice, Lewis Simonson, che ne ha diciamo caratterizzato i primi tratti, quindi diciamo che per comodità diremo che è stato Rob Liefeld. Sì, esatto, anche perché è quello che un po' fa proprio da papà il personaggio, gli dà i tratti distintivi dentro la sua continuity, ed è comunque sia il papà di Deadpool sia il papà di Cable. E anche a livello fumettistico i due personaggi sono molto 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 legati. Ovviamente noi siamo abituati a vedere Cable come un omaccione mezzo robot super mega incazzoso, però non è sempre stato così, anzi era nato come un classico bambino da Scott Summers e Madeline Pryor, e poi è stato un po' sfortunato nella sua infanzia, e da lì però è partita tutta la storia di Cable. Sì, nello specifico troviamo Madeline Pryor, che in realtà non è altri che la clone di Jean Grey, quindi la Fenice. Una degli X-Men più forti, esatto. Creata da Sinistro, questo diciamo questo villain che ha voluto unire i geni di Jean Grey con quelli di Scott Summers per creare l'arma perfetta per sconfiggere il nemico numero uno di Sinistro, ovvero Apocalisse, che tutti abbiamo imparato a nostre spese diciamo conoscere con X-Men Apocalypse, che non è piaciuto tantissimo, però lì è dove compare Apocalisse, questo essere galattico, sì. Appunto Apocalisse. Apocalisse. Ecco. E diciamo che poi Apocalisse si accorge che aveva creato questo bimbo per sconfiggerlo, lo infetta con un virus nanotecnologico, insomma un virus potentissimo, e Cable riesce a tenerlo a bada grazie ai suoi potentissimi poteri mentali, e da lì nasce il Cable che conosciamo adesso, comincia a diventare un po' più metallico, questi poteri che si vedono di telepatia e telecinesi vengono sempre più sviluppati, e viaggia praticamente, un viaggiatore del tempo, passato, presente, futuro, è praticamente ovunque. È un figlio del tempo, lui sì. Vaga da una realtà all'altra, ovvero, o meglio, da un luogo a un tempo, ecco, non mi veniva, da un tempo all'altro. Se Cable non avesse quel tipo di virus, pensate che sarebbe il mutante più potente di tutti quanti, sì, in assoluto, tanto da tipo deviare la Terra?
Tanto per dire. Cioè, per dire è cazzottissimo. Sì, sì, esatto. Però hanno creato un bellissimo escamotage, secondo me, per fare delle belle storie su questo personaggio. E anche nella sua storia editoriale è diventato importante per il mondo degli X-Men, saghe come Messia Complex, l'X-Force, eccetera. Insomma, ha fatto un bel po' di cose nella continuity Marvel per i mutanti. E è stato anche gestito molto bene insieme a Deadpool. Noi cercheremo di parlare un po' più di Deadpool e Cable, o meglio, visto che c'è stato il film, tanti di voi si chiederanno chi è Cable, allora abbiamo deciso di portare un po' quelle storie, anche perché sinceramente sono le storie che conosciamo di più. Cioè, noi, almeno io personalmente, non sono un grandissimo fan del mondo mutante, però lo conosco, ho letto le storie principali, insomma quelle più importanti. E Cable, bisogna dire che mi è sempre piaciuto e mi ha molto affascinato, specialmente nella serie Cable e Deadpool, che poi ve ne parleremo. Tra i poteri di questo mitico personaggio, oltre ad esserci, come l'ha già citata, telecinesi e telepatia, ha anche dalla sua una forza sovrumana, soprattutto per le parti del corpo infettate dal virus, e anche una resistenza sovrumana. Sì. Può connettersi a dispositivi tecnologici, l'occhio destro, che ormai è completamente andato, in realtà ha una visione a infrarossi, un occhio bionico, sì, insomma. Prendete gli uomini bionici degli anni 80 e 90, sì. Ed è Cable, ecco. Io adoro questa cosa. Sì, dopo una roba che lo dice anche lui spesso nei fumetti, a lui piacciono le armi giganti. Infatti ha sempre le armi enormi ed è un tratto distintivo del personaggio. In Italia i fumetti di Cable sono usciti per mano della Panini Comics, come sempre accade per i titoli Marvel. Sono usciti, diciamo, non proprio con una super continuità, perché anche del personaggio non è che abbia avuto moltissime serie regolari dedicate a lui. È entrato più nei mega crossover, Messia Complex, i Cable e Deadpool, X-Force e tante altre storie. Però ci sono delle storie tipo raccolte, come quelle che vi consiglieremo poi, che sono molto degne di note. Sarebbe stato bellissimo che fosse uscito magari un Io sono Cable da un certo punto di vista. Sì. Magari quando uscirà in versione retail il Blu-ray e il DVD, magari la Panini ci penserà anche. Vediamo un po' che impatto avrà il personaggio nella continuity e anche nell'immaginario collettivo dei fan e dei nuovi fan della Marvel, ma sono abbastanza fiducioso, anche perché noi in questo momento che esce il video l'abbiamo già visto Deadpool, ma quando lo registriamo dobbiamo ancora vederlo. Quindi speriamo che il personaggio sia stato sviluppato bene per avere poi da sviluppare un interesse nello spettatore, nel poi andare a richiedere eventuali fumetti, eccetera. Io qua, come nel video di Deadpool, ho portato anche il numero 0 dell'X-Force datato. Ma che numero? Che numero ha fatto? Il numero 0, che non è il numero che ha fatto Maga adesso, ma è il numero in cui compare anche la prima volta Deadpool. Esatto, che ha ristampato dentro il volume questa forza scatenata, che è il passaggio praticamente dai nuovi mutanti agli X-Force. È un passaggio fondamentale della vita di questo ragazzone bionico. E sai cosa facciamo adesso? Mostriamo le differenze di tonalità. Beh, vabbè, ma il mio ha le pagine ingiallite. Ma non importa, un po' per i nostri amici che quando rifanno comunque i fumetti di solito li ristrutturano a livello grafico. Infatti si vede, eccola qua. E comunque è un personaggio da avere. Sicuramente, secondo me, la Panini farà uscire qualcosa in più su questo personaggio. Cosa stai facendo? Sono Cable. No, su questo personaggio nei prossimi mesi e ne vedremo assolutamente delle belle. Ma anche la Marvel in sé, secondo me, farà uscire qualcosa, perché se fanno un film su questo personaggio, una continuity sua, magari in Italia dentro lo spilato di Deadpool, ma... Se posso aggiungere, io, essendo appassionato di cinema e sapendone forse un po' di più a livello di fumetti, mi pare che sia stato confermato un film sulla X-Force. Sì. X-Force che viene composta, come abbiamo visto nei trailer, nel Deadpool 2, che però dovrebbe sfociare in un film dedicato proprio. Quindi magari Cable, che nel trailer
è nemico di Deadpool, magari alla fine del film diventano amiconi e formeranno questo maxi gruppo di cui poi avrà un film tutto suo. E magari lì la Panini deciderà di ristampare saghe come Cable and Deadpool, o storie dedicate proprio interamente a Deadpool o alla, sì, scusate, a Cable o alla X-Force. Intanto vi possiamo dire che è in fase di ristampa e uscirà questa settimana, Se gli sguardi potessero uccidere, che è il primo numero di Cable and Deadpool dei 100% Marvel. Ma adesso andiamo nei consigli. E ci agganciamo subito a quello che ha detto Dalm con il nostro primo consiglio, che è appunto Se gli sguardi potessero uccidere. È il primo volume di Cable e Deadpool, e è un volume folle. Allora qua presentano un po' Deadpool e un po' Cable, li mettono insieme e gli danno una trama fuori di testa. Cosa succederebbe se un culto e volesse far diventare tutte le popolazioni blu? Sembra una puttanata atomica della trama, ma è veramente fatto bene anche a livello di disegni, eccetera. E viene ristampato. Noi non ce l'abbiamo ancora in mano, però ci arriverà. E magari vi metteremo qualche foto su Instagram o Facebook per mostrarvelo. Comunque verrà ristampato in edizione, una nuova edizione con la copertina movie. Esatto, quindi un'edizione che ha la costina bianca come i vari, uh-huh, i vari cartonati del giorno d'oggi della Panini, però una versione anche con la sovracopertina movie dedicata a Deadpool 2. Sì, che è quello, lo diciamo spesso, quando c'è una copertina movie dovete prendere quel fumetto perché vuol dire che vi aiuta a immergervi di più magari nell'esperienza data dal cinema. Il secondo consiglio è uscito da poco in versione deluxe cartonata e è uscito da un po' la versione brossurata, e Deadpool e Cable frazione di secondo. Questa, sì, eccolo qua, la valletta maga. Questa è una storia che, a mio modesto parere, potrebbe ricondursi facilmente alla trama di Deadpool 2, perché sappiamo che dal trailer c'è questo ragazzino che Deadpool deve proteggere da Cable. In questo fumetto c'è un uomo che Cable deve difendere e Deadpool in realtà è stato assoldato per uccidere. Quindi sì, è un po' un mix. È un po' un mix, diciamo, ci sta. Però qua mi si mettono contro le due forze, Deadpool e Cable, con tanti colpi di scena. A noi è piaciuto, sì, ed è anche facile da recuperare. E in ben due versioni. In ben due versioni, quindi andate e leggetevene tutti. Non so come dire. E ultimo, ma non ultimo, probabilmente il miglior fumetto di Cable che io abbia mai letto, ma anche il miglior fumetto che abbiano mai scritto sul personaggio, Cable Sangue e Metallo. Dentro troviamo sia le origini del personaggio, che ovviamente sono scritte da Simonson e Liefeld, una storia molto articolata, molto anche politica, dove troviamo questo Strife come nemico, e va un po' a, diciamo, a rompere le scatole del nostro Cable, e si mescoleranno molto questi due personaggi. Non voglio dirvi proprio il punto cruciale, perché c'è un perché si conoscono molto bene, ecco, diciamo così, ed è veramente fatto bene. Un Joe Romita Junior all'ennesima potenza, a quel tempo era proprio una bomba, non che adesso sia diventato scarso, anzi, però i tratti di una volta erano veramente paurosi, e una storia sul personaggio veramente interessante, che secondo me, se volete leggere il personaggio, se volete iniziare a prendere qualcosa di proprio suo, questo volume è il volume più indicato. Gli altri sono bellissimi, però c'è sempre Deadpool in mezzo. Questo è proprio il volume dedicato a lui, che ci va di consigliare in primis. Ma ci sarebbero anche molte altre cose, perché lui è protagonista anche dell'X-Force. Qua è un tassello fondamentale della storia di quel gruppo. Se volete leggere qualcosa di Deadpool e l'X-Force, in cui c'è anche Cable, c'è Deadpool contro X-Force, una storia che più folle non si può. Sì. Deadpool che va indietro nel tempo durante una guerra di cui non ricordo, mi pare la guerra di secessione, e l'X-Force, per impedire a Deadpool di fare un casino con la linea temporale, entrano, diciamo, arrivano nel tempo e si crea una situazione al limite dell'assurdo. È bellissimo. Quindi di Cable vi abbiamo consigliato queste tre storie, probabilmente ce ne saranno molte altre che noi, nella nostra ignoranza nel mondo degli X-Men, non abbiamo così tanto in testa, anche perché ci sono delle saghe che sinceramente abbiamo anche saltato a piedi pari. Però vi possiamo dire che con l'avvento Legacy Deadpool avrà anche lui un rilancio,
e ritornerà ad essere il mercenario cattivone che tutti abbiamo imparato ad amare. E, diciamo, ancora più violento, ancora più cattivo, più antieroe. Esatto, ritorna alle origini. Però una delle prime saghe contenute all'interno di Deadpool, che partirà dal 110, il Legacy, ci sarà un evento chiamato Deadpool uccide Cable. Quindi anche lì, se volete vedere rivedere Cable in combutta con Deadpool, sapete che Deadpool 110 è il punto perfetto per iniziare a leggere il personaggio. Quando anche facciamo queste guide di lettura, come sempre, domandiamo aiuto a voi, sia agli esperti, sia magari anche agli appassionati novizi, se avete qualche storia anche da consigliarci da questo punto di vista, perché siamo curiosi anche noi di scoprire molto di più su questo personaggio. Quindi se avete idee, se avete storie, se avete qualsiasi altra... Sei ridicolo! Qualsiasi altra anche domanda da farci, noi siamo lieti di rispondervi. E speriamo che i nostri consigli vi tornino utili. Noi siamo giunti alla fine di questo video e vi rimandiamo alla guida della lettura principiante di Deadpool, se non l'avete vista, e se l'avete vista siamo contenti. Questa era, diciamo, una sorta di seconda parte, uno spin-off di quella guida, anche noi facciamo gli spin-off adesso, che figata. Comunque vi ricordiamo che potete iscrivervi al Mondo Virtuale Official Channel sia su Facebook che su YouTube. Su YouTube, che è lo YouTube rumeno. Sì, esatto. YouTube. E qua su YouTube c'è la nostra campanella, che con un'arma bionica enorme alla Cable potete attivare, e resterete sempre informati su tutti i nostri video che facciamo uscire durante la settimana. Un minimo di 3, un massimo che non c'è, perché noi, quando ci sono cose belle come Deadpool 2 al cinema o un personaggio come Cable, ci piace far video, ci piace farne anche uno al giorno. Quindi adesso gli passerò la congiuntivite, non è vero, non ce l'ho, ma non ti preoccupare. All'occhio bionico anche lui. E ci piace far video, quindi minimo di 3, massimo diciamo di 7, uno al giorno se ci va anche. Ma siamo anche su Facebook. Su Facebook ci piace condividere post, trailer, immagini dal mondo nerd, dal mondo web, che tanto ci piace e tanto ci appassiona. Quando vai in spiaggia, metti questi occhiali, probabilmente ti bruci la retina. È più probabile, però è bello perché nella stanchetta c'è scritto X-Force. E siamo su Facebook, già detto. Siamo su Instagram, non l'abbiamo detto. E siamo su Telegram, neanche questo. Abbiamo un hashtag che è Io sono virtuale. L'avevi detto? No. Bene, perché io stavo provando gli occhiali e mi sono perso. E utilizzatelo, siete in tantissimi che lo state utilizzando, siete in tantissimi che si stanno iscrivendo, siete in tantissimi che stanno condividendo e siete in tantissimi che stanno commentando. Non possiamo essere più felici di così, non sappiamo più cosa fare, siamo contentissimi e stiamo andando verso i 3000 iscritti. Che se tutto va bene, se tutto va come sta andando in questo momento, probabilmente ora di questo video ci siamo già arrivati. Magari, comunque siamo lì. Speriamo. Penso, sì. Sarebbe bello avere i poteri di Cable e sì, saperlo. Esatto. Andare avanti nel tempo. No, grazie. Siamo felicissimi di ciò. Siamo due appassionati di fumetti. Ovviamente, noi lo diciamo spesso perché è una cosa che ci teniamo. Noi siamo appassionati, noi abbiamo la nostra esperienza in quanto riguarda fumetti, abbiamo i nostri gusti personali e non siamo assolutamente i custodi della verità. Ovviamente conosciamo i personaggi, ve li spieghiamo bene, vi consigliamo le storie che secondo noi sono le più adatte, ma se avete idee, se avete domande, se avete anche voi il vostro parere, assolutamente commentate, che siamo contentissimi. Sì. Cioè, ci date una super mano a creare una mega community di virtuali. Esatto, perché questo preme creare una community, non elevarci sopra a voi, ma arrivare tutti allo stesso livello con un mega gruppo che commenta queste cose. Che chiacchiera. Noi diciamo che con i video diamo il là e voi poi ci aiutate a sviluppare di più. Inoltre, se abbiamo fatto degli errori, se volete aggiungere altro alle spiegazioni che facciamo, qua sotto c'è il modo giusto per spiccare anche voi con i commenti. Ogni tanto arrivano di qui bei commenti lunghi, con una bella roba, tipo io avrei detto questo, ci è piaciuto tantissimo per dirvi quello che abbiamo fatto su Thanos, che io avrei consigliato quella di Simone Bianchi, poi noi rispondevamo no, ma perché è difficile da trovare, insomma... È bello sì. Parlare, è bello discutere. Grazie. E noi non ci chiamiamo Maga e Dalm Channel, ma il Mondo Virtuale, perché il Mondo Virtuale è il negozio di Maga, dove entrano persone appassionate come noi, con cui possiamo chiacchierare ogni giorno, ogni pomeriggio. È bello venire in negozio da Maga, far entrare la gente e commentare tutto insieme, eccetera. E lo facciamo anche con voi. E ho conosciuto Dalm qua, quindi ragazzi è un posto speciale. Ciao ragazzi! Ciao!